Il terzo gruppo elicotteri è stato costituito il 1 maggio 1968 e con la consegna degli elicotteri Sikorsky SH-3D ha dato alla Forza Aerea della Marina Militare un efficiente ed efficace strumento anti-SOM operante da una base nel cuore del Mediterraneo. Oggi il terzo gruppo opera con elicotteri EH-101. Ha come attività primaria di istituto il supporto alla squadra navale in tutte le sue attività ed in particolare è strumento operativo imprescindibile nelle operazioni antisommergibile. Il gruppo effettua molteplici tipi di missioni, dalla ricerca e soccorso SAR a salvaguardia della vita umana in mare, al recupero di feriti malati da unità militari e mercantili in transito nel Mediterraneo, dal trasporto di organi e di equip mediche al controllo dei flussi migratori e soccorso ai migranti, supporto alla protezione civile in caso di calamità naturali ed è quindi sempre più orientato ad un impiego dual use. Il terzo gruppo, in armonia con la Marista Eli, racchiude la doppia vocazione operativa ed addestrativa e rivolge con grande impegno la propria attenzione, oltre che alla Forza Armata, anche al territorio siciliano e alla città di Catania a cui è indissolubilmente legato. Siamo nell'hangar del gruppo elicotteri all'interno della stazione elicotteri della Marina Militare Marista Eli Catania per la cerimonia di avvicendamento tra il capitano di fregata Simone Battisti cedente e il capitano di fregata Riccardo Leone subentrante. Il capitano di fregata Simone Battisti lascia oggi la base di Marista Eli. Qual è il ricordo più bello che ha di questo suo periodo? Devo dire che sono stati 2 anni di intensa attività qui a Catania con il terzo gruppo elicotteri. Tra le varie attività che sono state svolte, la più significativa, quella che ha avuto un più grande impatto, che ricordo, è quella del salvataggio della motonave del Norman Atlantic in Adriatico, che abbiamo effettuato con 3 elicotteri che si sono dislocati da Catania ed hanno operato nelle acque dell'Adriatico per 3 giorni traendo in salvo oltre 200 persone dei 400 naufraghi presenti a bordo della motonave. E in tutto questo è stata l'operazione di ricerca e soccorso, di soccorso più vasta su scala planetaria effettuata solamente con elicotteri. Questo è la parte più interessante della sua attività qui. Questa... Lei andrà a Roma adesso? Sì. Qual è l'incarico andrà a rivestire? Andrò a rivestire l'incarico di capo ufficio delle operazioni aeree della Marina Militare, quindi sostanzialmente sovraintendendo a tutti gli assetti, quindi aerei ad ala rotante e a tutte le operazioni che vengono svolte dalla Marina nel Mediterraneo e nel mondo. Comandante, le porgiamo i nostri più cari auguri ad Maiora. Grazie a lei. Siamo con il capitano di fregata Riccardo Leoni, subentrante, e al quale chiediamo che cosa rappresenta Marista Eli Catania nella tappa della sua carriera. Beh, per me questo è un giorno molto importante. Rientro a Catania dopo 6 anni di assenza, dove avevo svolto precedentemente l'incarico di comandante in seconda di questo gruppo per 3 anni. Quindi per me è un momento molto importante, molto sentito. Ritrovo tanti amici, tanti colleghi e per me venire a comandare il gruppo, dove ho fatto il comandante in seconda 6 anni fa, appunto, è un motivo di grosso orgoglio. Giustamente è prematuro pensare di progettare avere degli obiettivi ben precisi, però comunque sia con la situazione degli immigrati, che comunque coinvolge un po' tutti, quali sono più o meno i suoi orientamenti? Beh, diciamo che obiettivi sì, è prematuro, ma diciamo che il comandante Battisti, che è il mio compagno di corso e ci conosciamo da 25 anni oramai, ha già intrapreso un lavoro che io non devo fare altro che portare avanti. La nostra unità di intenti è sempre stata, cioè, abbiamo sempre avuto una completa unità di intenti, quindi sarà secondo me facile portare avanti gli impegni e secondo poi le direttive di Forza Armata che mi arriveranno di volta in volta. La ringrazio, comandante, ad Maiora anche a lei.